si appellano al capo dello Stato Sergio Mattarella, i 471 navigator della campagna che non possono iniziare il loro lavoro nei centri per l'impiego per la mancata firma della convenzione tra la Regione e l'Agenzia Nazionale per il Lavoro, l'ANPAL. Una firma che il presidente della campagna, Vincenzo De Luca, non vuole accordare per avallare il passaggio alla fase 2 della legge sul reddito di cittadinanza. Non lo fa perché, a suo dire, in campagna ci sono già fin troppi precari che lavorano in ANPAL e prima di assumerne di nuovi andrebbero stabilizzati i vecchi. Mette la risposta dell'ANPAL che invita la Regione Campania a sottoscrivere la convenzione bilaterale cui si è impegnata in conferenza Stato-Regioni. Quanto ai precari, è già prevista l'assunzione in forma stabile di circa 400 lavoratori. Intanto da lunedì prossimo partirà la fase 2 del reddito di cittadinanza, ovvero il patto per il lavoro con l'offerta di occupazione ai beneficiari del sussidio statale. Dovrà essere accettata almeno una delle tre offerte che verranno proposte, altrimenti si perde il beneficio. Stando ai dati mensili pubblicati dall'INPS, nel mese di luglio la città che ha presentato il maggior numero di richieste poi accettate, con oltre ben 36.000 domande, e Napoli. Seguono Roma con quasi 33.000 e Palermo, dove ce ne sono state 26.000 circa. Ma se si guarda alle domande accolte ogni 1.000 abitanti, il primo capoluogo in Italia è Catania, seguita da Palermo, poi Bari e Torino. In questa classifica Roma si ferma all'ottavo posto.